L'uomo nero ti mangia tutto intero. Guai a entrare di notte dentro un cimitero. Ma su tutte la paura da evitare, la dannatissima paura di sbagliare. Cominciamo da piccoli ad avere paura e continuiamo per tutta la vita. Avevamo paura del buio quando la notte calava e ci mostrava il suo lato oscuro, profondo, e apriva le porte alla fantasia. Nessuno rimaneva inerme davanti a tale pericolo e rifugiarsi sotto le lenzuola diventava il nostro posto sicuro. Ripensando alla mia infanzia, quello che mi faceva più paura era dormire da solo, senza nessuno accanto. Il terrore più grande era aprire gli occhi e vedere qualcosa o qualcuno accanto a me, e allora nascondevo la testa sotto il cuscino e pregavo che arrivasse subito il giorno. Sono andato avanti così per anni. Ora ho capito che la paura più grande era quella di essere allontanato dalla mia famiglia e di perdere il loro amore. La paura non è tangibile, non è concreta. Colpisce quando meno ce lo si aspetta e condiziona l'esistenza. Paura dell'altro, paura di invecchiare, di perdere qualcuno, della solitudine e dell'abbandono. Paura dell'altezza o di non essere all'altezza, dell'amore e della felicità. Paura di perdere il controllo, della morte o della vita. Paura di qualcosa di cui non ci eravamo mai accorti. Ho sempre avuto paura di non essere all'altezza, di ricadere sempre negli stessi sbagli, di non riuscire a trovare il mio posto nella società. Sono le incomprensioni e i silenzi che mi fanno paura e che mi hanno sempre fatto pensare di non essere in grado di relazionarmi e di esprimermi. E allora la sostanza mi rendeva tutto più facile. Ma cosa di fatto caratterizza la paura in tutte le sue declinazioni? La paura è il frutto di ciò che non conosciamo, che non abbiamo valutato, che non abbiamo preso in considerazione, o di tutto ciò che ci siamo rifiutati di considerare, valutare e conoscere. La paura è in grado di mostrare noi stessi e i nostri limiti, e il nostro modo specifico di rispondere ad una minaccia, a un pericolo, e il nostro regolatore interno. Ci permette di mediare le nostre azioni e di creare un insieme di memorie da utilizzare nel corso della vita. La ripetitività e la crescente intensità delle situazioni di paura possono rendere ipersensibili, vulnerabili e condurre all'utilizzo di strategie disfunzionali che permettono di rifugiarsi in un mondo parallelo, privo di ogni paura, e molto spesso di ricorrere all'uso di sostanze, che danno la convinzione di essere disinibiti e invincibili. Nella mia vita pensavo di non aver paura di nulla, mi sono sempre considerato un super coraggioso. In realtà non avevo niente da perdere, vivevo la giornata. Ora ho paura di tutto, della solitudine, di non riuscire a trovare una persona che mi accetti per quello che sono. Prima il mio atteggiamento era di negare tutto, anche a me stesso, come quando spazzi il pavimento e nascondi tutto sotto il tappeto. All'apparenza sembra tutto in ordine, ma sotto la superficie c'è il caos. La sostanza si configura come oggetto sostitutivo, l'antidoto al vuoto interiore. Allora si può decidere di chiedere aiuto ed entrare in comunità per svolgere un percorso terapeutico. La comunità è un luogo dove coltivare le proprie emozioni, affrontare le fragilità, porsi le giuste domande sui perché della propria esistenza. La comunità permette ad ognuno di fare i conti con le proprie paure, identificarle e conoscerle. Insegna a chiedere aiuto di fronte alle paure della vita, che hanno portato anche a far uso della sostanza. Con l'aiuto degli operatori e del gruppo si ha la possibilità di non fuggire di fronte alla paura, di guardarla in faccia, di acquisire le adeguate strategie per fronteggiare ciò che ci ha sempre spaventato. Durante le attività terapeutiche si affrontano le proprie difficoltà e le proprie emozioni. Ciò che si conosce fa meno paura. La conoscenza illumina la strada. Trasmette sicurezza e ci permette di ritrovare la strada verso casa.